Nata da incubo perché ha viaggiato in autobus, a Padova scatta la controrivoluzione tra disagi e contestazioni, Grigoletto avvia un'indagine. Questa mattina città e provincia svegliate sotto un pesante strato di ghiaccio, molti gli incidenti, stanotte in mezzi spargi sale del comune in azione. La diocesi di Padova blocca le casse Peota, la decisione anche alla luce degli scandali che hanno visto coinvolti alcuni sacerdoti. Dramma della solitudine in pieno centro storico a Padova, un uomo di 80 anni è stato trovato morto in casa, l'allarme dato dai vicini. Il pugile Massimiliano Sarti blocca un ladro trovato negli spogliatoi della sua palestra, lo placca e poi chiama la polizia. Mauro Guerra non era drogato, lo dicono gli esami tossicologici. Ora la famiglia chiede giustizia per il giovane ucciso da un carabiniere il 29 luglio scorso. 250 bambini contenti grazie alla Befana di Rete Veneta dall'Alta Carnia, anche quest'anno è arrivata la matta Befana Friulina. Buonasera telespettatori di Rete Veneta, benvenuti al TG Padova, giornata da incubo, quella di oggi per chi ha viaggiato in autobus. Da stamattina sono tornati in vigore i vecchi orari tra ritardi e accese contestazioni. Vediamo. Io prima prendevo il 6 e adesso non c'è più il 6, c'era il 22, sul sito dell'autobus non c'erano gli orari. Abbiamo aspettato 40 minuti il 3 che poi non è più arrivato. Nella classe ci sono state 7 persone che gli hanno dovuto portare i genitori perché non ci sono stati autobus. Giornata da incubo, quella di oggi per chi a Padova ha viaggiato in autobus. Stamattina è scattata la controrivoluzione nei percorsi e negli orari del servizio urbano di Bus Italia. Non solo per i 450 autisti, è partita pure l'applicazione della nuova organizzazione del lavoro, contestata però dai sindacati dei conducenti, che tra le altre denunciano pure il ritardo nella comunicazione dei nuovi turni. Infuriato, Grigoletto annuncia l'avvio di un'indagine interna. L'assessore vuole i nomi di chi ha causato il caos. Già stamattina mi sono arrabbiato, alle 7 ero già in piedi per andare a monitorare tutto in macchina, ho girato tutto, avevo già capito com'era la situazione. A questo punto scatterà un'indagine interna di responsabilità. E intanto le opposizioni vanno all'attacco. Francesco Fiore, Padova 2020, parla di trasporto pubblico da terzo mondo e di incapacità di gestione della mobilità, così anche Massimo Bettin, PD. Il Comune non esercita quella pressione sull'azienda che dovrebbe evitare delle cose banali, ma come si fa a partire una mattina senza turni? Cosa stavano facendo ieri questi dirigenti? È una vergogna, e indagine o no, dovranno cambiare molte cose, ci dovrà essere molta più attenzione per questo servizio essenziale. Alla fine chi ci rimette è sempre l'utente, studenti, lavoratori, pensionati costretti ad aspettare al freddo per ore alle fermate dei bus e a cercare trasporti alternativi alla faccia delle misure antismog. Sono arrivati tutti quanti in ritardo e ho dovuto farli accompagnare e sono arrivata in ritardo a scuola. Sono ritornata a casa e mi sono fatta accompagnare dai miei perché faceva freddo. E a proposito dei trasporti che non hanno funzionato questa mattina, è arrivata da poco una nota in redazione, la leggiamo insieme. I sindacati di categoria FILT, FIT, WILT e FAISA hanno annunciato lo stato di agitazione dei dipendenti di Bus Italia in Veneto in risposta ai nuovi turni per gli autisti del servizio urbano a Padova, coincisi con il rientro dalle feste natalizie e la ripresa delle attività lavorative scolastiche. Nei giorni scorsi, si dice nella nota, abbiamo ricevuto i nuovi turni e la nostra commissione sindacale ha lavorato giorno e notte per verificare la sostenibilità. Da un'analisi approfondita è risultato evidente che sono del tutto impraticabili. Questa mattina città e provincia si sono svegliate sotto un pesante strato di ghiaccio, ci sono stati numerosi incidenti e per fortuna nessun ferito grave. Sentiamo. Nebbia che col freddo diventa ghiaccio e che si trasforma a terra in una lastra scivolosa. Sono una trentina gli incidenti e le uscite di strada avvenute in provincia, fortunatamente senza feriti gravi. Super lavoro però per carabinieri e vigili del fuoco. Alle 6 a Villa Estense una 43enne a bordo di una Opel Tigre è uscita di strada in via Este Lendinara. Nulla di grave, ma è finita a fare accertamenti in ospedale. 2 ore e mezza dopo, lungo la stessa strada, una 56enne è uscita dalla carreggiata sempre a causa del ghiaccio e ha centrato in
in pieno un palo dell'illuminazione. Alle 7.40, poco lontano Amasi, un uomo a bordo di un Mercedes 250 si è scontrato frontalmente con una Nissan Micra guidata da una giovane rodigina. Anche qui nessun ferito grave. Alle 7.50, sempre a est, sulla strada regionale 10, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Alle 8.30 i pompieri erano a Selvazzano per un incidente stradale sul ponte lungo via Vittorio Emanuele III che ha coinvolto due autovetture. Soccorsa una donna 48enne rimasta bloccata all'interno di una Chrysler con il figlio di 5 anni. Entrambi sono finiti in ospedale per accertamenti. Sempre a Selvazzano, chiusa per qualche ora via Sant'Antonio per un frontale tra una Lancia Y e un furgone. Le previsioni per la notte non sono buone, ancora gelate, gli esperti raccomandano prudenza. Mezzi spargisale del comune saranno in azione su tangenziali, strade principali, sottopassi e cavalcavia. E nel giorno del ghiaccio e del caos dei trasporti, il sindaco Bitonci annuncia nel 2016 punteremo sugli incentivi al trasporto elettrico. Padova punta infatti ad incrementare il numero delle colonnine per ricaricare le auto e per incrementare proprio l'utilizzo di mezzi elettrici. Sentiamo. Stiamo lavorando su questi temi soprattutto perché la mobilità a Padova sia una mobilità più sostenibile con i trasporti pubblici, anche un progetto importante di colonnine elettriche, quindi incentiveremo il prossimo anno, quest'anno e il prossimo anno la possibilità di acquistare auto elettriche, di arrivare a Padova e trovare anche le colonnine per la ricarica, e così devono lavorare le amministrazioni. E al tema dello smog e le possibili soluzioni è dedicato il TG Linea Aperta di questa nostra settimana. Smog fuori controllo, quali soluzioni? Diteci la vostra, mandateci un sms o mandateci una mail agli indirizzi e ai numeri che vedete in sovraimpressione. Dramma della solitudine in pieno centro storico a Padova. Un uomo di 80 anni è stato trovato deceduto in casa dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Si tratta di Arturo Longo. Stando a quanto accertato, l'uomo sarebbe morto addirittura da 15 giorni, cioè proprio prima di Natale. L'ultima volta che lo hanno visto i vicini risale al 23 dicembre. Oggi gli stessi vicini hanno chiamato sentendo un forte odore acre provenire dal suo appartamento. I vigili del fuoco hanno suonato la porta e l'anziana era a terra, privo di vita. La diocesi di Padova boccia le casse piote in tutto il territorio di sua competenza. Sentiamo il perché. Gestire i conti di una parrocchia non è facile proprio per niente, anche perché in mezzo ci si mettono leggi quali quelle sull'antiriciclaggio che rendono difficoltoso per i parroci tenere i conti, anche perché i parroci di fatto fanno un altro mestiere. Per questo la diocesi di Padova ha spedito a tutte le parrocchie una lettera. Basta raccogliere i soldi, con il nuovo anno niente più casse peota. Una decisione comprensibile anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca che vedono protagonisti alcuni preti della parrocchia di Padova. Come quello di Legnaro, sospettato di essersi intascato 240.000 euro in via viaggi, cene, ristrutturazioni, o come quello dell'ex sacerdote di Vigonza che si è lasciato raggirare da gente che gli ha chiesto decine di migliaia di euro senza mai restituire niente. Ma le polemiche non si fermano qua. Di recente il sacerdote di Maserà di Padova ha spedito una lettera a Curia e Vaticano dicendo di essere preoccupato perché un altro parroco, quello vicentino di Breganze, sollevato dalla parrocchia perché si era appropriato di 265.000 euro, ora ne governa tre di parrocchie, quelle di Barbona, Santa Margherita d'Adige e Vescovana nella bassa. Dalla Curia gli è stato risposto: caro parroco, mettiamoci una pietra sopra, chissà se lo faranno anche i fedeli. Un paio di giorni fa un ladro ha tentato di rubare dentro a una palestra, ma gli è andata decisamente male. Sentiamo. Vedi, hanno aperto gli armadietti nonostante che fossero chiusi. Inseguito lungo la pista di atletica e placcato da un maestro di pugilato, non ha avuto decisamente fortuna un ladro che l'altra notte ha tentato il furto nella palestra di Piazza Azzurri d'Italia, l'Arcella. Lo ha trovato Massimiliano Sarti, maestro di pugilato, figlio di Luciano, insegnante alla Padova Ring. E venendo qui per fare le pulizie con degli altri collaboratori della palestra, ho trovato una persona all'interno della palestra che stava possessando dell'attrezzatura, delle borse, via dicendo. Come mi ha visto, si è data la fuga dalla parte dell'uscita di sicurezza. Istintivamente mi è venuto subito quello di correre dietro e sono riuscito a prenderlo e ho chiamato subito il 113 per avvisare dell'accaduto. Fortunatamente sei riuscito a fermarlo? Sì, fortunatamente sì, possiamo sdrammatizzare la cosa facendo una battuta: ha sbagliato palestra, ecco. Sul posto è arrivata la polizia, il malvivente, un 38enne italiano, è stato arrestato.
Mauro Guerra, il giovane di Carmignano Sant'Urbano, ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere il 29 luglio scorso, non era drogato, lo dicono gli esami tossicologici. Ora la famiglia chiede giustizia, sentite le parole commosse della mamma Giusy. Quello che io spero con tutto il cuore, che quello che è stato infangato su mio figlio, il disonore che si è cercato di gettare su Mauro, ecco, l'immagine di mio figlio che ritorni a essere l'immagine del figlio che era. Vuole giustizia la famiglia di Mauro, ma vuole soprattutto che il loro ragazzo venga riabilitato agli occhi di tutti, perché di lui, subito dopo i fatti, è stato detto tanto, troppo. Mauro quel 29 luglio era a casa sua, a Sant'Urbano, viene chiamato dai carabinieri per andare in caserma, torna alterato, i carabinieri arrivano in casa subito dopo, sono in tanti. Mauro si agita, dicono che lo vogliono far vedere in ospedale, lui finge di accontentarli ma poi scappa, lo inseguono. Un carabiniere lo raggiunge, lui per liberarsi lo picchia, un altro carabiniere gli spara. È il comandante della stazione Marco Pegoraro che verrà poi indagato e sollevato dall'incarico. Mauro muore, tutto il paese si stringe intorno alla famiglia. Si dice fosse drogato, ma non è vero niente. Ora le indagini si avviano alla conclusione, ma il pensiero della famiglia va al volto e al ricordo del ragazzo. Era arrivato alla maturità, alla consapevolezza dell'esistenza. E ecco, io vorrei che ritornasse questo, l'immagine di mio figlio che è stata deturpata in qualche modo. E questa mattina una rappresentanza di poliziotti dell'UGL sono stati in visita alla Torre della Ricerca, alla Torre della Speranza, dove hanno consegnato il loro dono per la Befana. Abbiamo donato 800 euro, soldi che erano destinati all'acquisto dei pensieri natalizi, dei regali natalizi per i nostri iscritti. Abbiamo preferito, in accordo con i nostri iscritti, di donarli ai bambini della Città della Speranza. È la Befana dell'UGL arrivata, anche se con un giorno di ritardo, per i bambini della Città della Speranza. I poliziotti del sindacato hanno scelto quest'anno di rinunciare al tradizionale regalo di Natale e di donare 800 euro alla fondazione. Questa mattina i rappresentanti dell'UGL Polizia di Stato sono stati in visita alla Torre della Ricerca, hanno incontrato i vertici della fondazione, medici e ricercatori. Simbolicamente poi hanno consegnato la ricevuta del bonifico effettuato a favore dell'istituto che da anni lotta per sconfiggere le leucemie infantili. In questo caso anche un concreto aiuto economico, soprattutto pensando che hanno rinunciato ai regali natalizi, ai doni, al panettone per sostenere la ricerca. Direi che questo è un segnale importante che si dà alla popolazione, dire siamo tutti assieme vicini alla Città della Speranza e tutti insieme sosteniamo la ricerca, un bel segnale. Questa della Città della Speranza è una realtà impressionante, veramente entrare in un luogo come questo ti fa capire quanto sia importante la ricerca in Italia. Investire sui temi come la ricerca e la sicurezza sono i temi cardini dal nostro punto di vista per far sviluppare bene un paese. Obiettivi per il 2016? Aumentare il numero di ricercatori in torre, oggi ce ne sono 250, la speranza nostra è poterne assumere ancora, ma sicuramente vedere tanti più bambini guarire. Ed ora l'appuntamento della Befana di Rete Veneta che ieri ha reso felici 200 bambini, vediamo. Guardate! Ah, ciao a tutti! Ciao a tutti! È arrivata dall'Alta Carnia la Befana Friulina fino alla sede trevigiana di Rete Veneta, appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo e che per questa epifania ha visto premiati 250 tra bambini e ragazzi. Ciao, una bella calzetta. Dice grazie, da un bacino. Quasi 200 le calze distribuite, cioccolate e caramelle per grandi e piccini e ancora tantissimi regali per tutti, frutto delle donazioni dei telespettatori di Rete Veneta, come le 15 biciclette donate dalla ditta Clips della famiglia Ginetto. Francesco, tu hai scelto il trattore per te o un pezzo? Per il mio fratellino. Per il tuo fratellino. Tu cosa hai preso? È una bici molto bella. Ne avevi bisogno, di senza? Sì, ero senza.
Grazie. Ragazzi e bambini premiati direttamente dai volontari del banco in base al criterio delle famiglie più meritevoli, e chi non ha potuto ritirare la bici con la Befana lo potrà fare, puntualizza la nostra Mirella, recandosi direttamente al banco. Assegnare le biciclette a chi aveva fatto richiesta, alle famiglie, ai bambini che la volevano. Con le bici, peluche, le macchinette elettriche a pedali, passeggini giocattolo e ancora costruzioni, strumenti musicali, libri, insomma regali che i bimbi in altre circostanze non avrebbero mai potuto ricevere. Sei contenta di quello che hai ricevuto? Sì. Come ti chiami? Valentina. È il primo regalo della Befana che prendi? Sì. Questo? Non è passato stanotte a casa? Una grande festa con la Befana di Rete Veneta, che con i bimbi ha premiato anche i genitori con panettoni e dolcetti. Noi siamo grati per questa vostra accoglienza. È veramente qui c'è tanta solidarietà. Aver fatto la Befana vuol dire aver fatto sorridere i bambini. Ecco, un momento di serenità, di allegria. Giusto in tempo per ricordarvi che questa sera alle 21.05 andrà in onda Focus in studio, come sempre, come ogni giovedì, i veneti schiacciati dalla crisi. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.